Bene, un saluto a tutti quanti gli amici di Android Blog e di AgeMobile.com. Quest'oggi stiamo facendo l'unboxing del Galaxy Note 3. Seguitelo fino alla fine perché avrò una chicca, una cosa da dirvi particolare che potrebbe interessarvi. Detto questo, andiamo avanti e andiamo ad aprire la scatola. Quindi nella scatola troviamo, vabbè, il telefono, poi lo andiamo a vedere, lo andiamo a descrivere. Poi troviamo una guida d'uso, qualche manuale Samsung Exynos e la garanzia. Poi troviamo le cuffie, modello classico Samsung. Provo a far uscire una cuffia per farvela vedere. Eccola qua, modello classico Samsung in-ear, i gommini di ricambio, il caricatore per la carica veloce da credo ormai da 2 A come le sue S4, infatti è proprio così. Non so se riesco a farvelo vedere dalla camera. Ecco qua. E poi abbiamo il cavo USB che merita una spiegazione a parte perché ha questa doppia entrata, una per il classico USB 2.0, l'altra per il 3.0, quindi per trasferire più velocemente i dati. Per quanto riguarda invece le altre caratteristiche, abbiamo questo fermaglietto e questi ricambi. Questi ricambi sono delle puntine praticamente della penna. Questo fermaglietto sembrerebbe che serve per appunto estrarre il pennino dal telefono. Direi però poco utile, però particolare perlomeno la confezione. Direi allora di togliere tutto quanto di torno e di andare quindi a parlare del telefono in sé. Stringiamo un po' il campo e qui andiamo a parlare del telefono, dicevo, o perlomeno un telefono, diciamo phablet, chiamatelo come volete. Comunque è un dispositivo che ha un peso di 168 grammi e sinceramente non è così pesante, anzi ha un peso relativamente contenuto e anche abbastanza maneggevole e compatto. 151,2 grammi di altezza per 79,2 mm di larghezza e su uno spessore di soli 8,3 mm. Per quanto riguarda poi le altre particolarità, abbiamo uno schermo da bene 5,7 pollici Full HD con 386 ppi, quindi buono da questo punto di vista. Nella parte superiore troviamo anche, nella parte frontale troviamo anche quindi i sensori di prossimità e di luminosità con la capsula auricolare, con la fotocamera frontale e sotto troviamo il tasto classico Samsung con il tasto indietro e il tasto poi, che ancora non so, non si vedono perché non illuminati, il tasto di opzioni, strumenti, diciamo. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, troviamo una fotocamera da ben 13 megapixel con il flash LED e video quindi in Full HD. La frontale era da 2 megapixel, ne ho dimenticato di dirlo. Poi nel retro, cosa troviamo? Oltre alla fotocamera e al flash che abbiamo parlato, troviamo lo stemma Samsung, questa bella come dire, questa bella texture gommata e anche sembra quasi in pelle con questa filettatura, con questa cucitura davvero davvero particolare. E poi sotto troviamo, che scorge da qui, l'estrattore il foro per estrarre poi la penna. Sotto troviamo, come ho già detto, lo speaker e questa doppia entrata del cavo USB. A destra troviamo il tasto di accensione e di spegnimento. E sopra invece troviamo la porta infrarossi e il jack da 3,5. A sinistra invece troviamo il bilanciere del volume. Ok, per sbaglio ora l'ho acceso, lo spengo subito. E quindi andiamo ancora a parlare del telefono. Troviamo il Wi-Fi, il Bluetooth, il Wi-Fi Direct, l'USB, l'NFC.
e Android 4.3. Quindi il nuovo Android già installato su questo dispositivo. Troviamo poi come processore lo Snapdragon 800 quad-core con frequenza da 2.3 GHz, la GPU e la Adreno 300. La memoria interna è da 32 GB espandibile tramite microSD con 3 GB di RAM. Nel frattempo, che vi faccio vedere anche il retro, parliamo anche di batteria che è da ben 3200 mAh. Vi faccio vedere anche il retro, così vediamo l'alloggiamento di SIM e di micro SIM. È praticamente uno sopra l'altro, quindi è posto qui, quindi SIM e micro SIM. Perfetto. Direi quindi allora che per questo unboxing del Samsung Galaxy Note 3 sia tutto. Già che l'ho acceso, vi faccio vedere allora al volo anche lo schermo. Eccolo qua. Ve lo faccio vedere un attimo e lo devo ancora settare, è appena arrivato, quindi c'ho tutto il tempo, avrò tutto il tempo per fare le varie prove, però la novità è questa. Chi vuole sulla nostra pagina Facebook relativa a questo unboxing, oppure nell'articolo su Android Blog o su Edge Mobile dell'unboxing di questo dispositivo, basta lasciare un commento per scrivere una domanda, una qualche prova che deve essere fatta e io prontamente, quando verrà fatta la recensione, cercherò di rispondere al più numero possibile di domande che mi sono state fatte e alle richieste varie di prove che appunto avete scritto nei commenti sotto all'unboxing, all'articolo dell'unboxing. Bene, quindi amici, questa è novità, stiamo facendo questo test, vediamo un po' come va. Vi voglio numerosi, incuriositi, fate domande e ci vediamo quindi allora alla recensione per le risposte definitive su Android Blog e su Edge Mobile. Ciao a tutti amici, alla prossima!